Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Politico, perché su quello militare, Tricarico, la cosa che ha veramente impressionato in tutto questo è la mancata, diciamo, come posso dire, difesa, il mancato contrasto alla Brigata Wagner. Perché poi, parlando anche in questi giorni, insomma, tra ieri e l'altro ieri con altri analisti, si dice che un po' i generali russi hanno avuto un po' un ruolo da Ponzio Pilato, cioè hanno fatto un passo indietro per capire quelli che potevano essere gli eventi e poi magari in un secondo momento, una volta compresi, poi prendere posizione da una parte o dall'altra. È d'accordo? Beh, questa forse è una elaborazione ulteriore di un pensiero che potrebbe essere più semplice. Quello che è successo con la Brigata Wagner, io con le dovute differenze, diciamo, paragono a quello che è successo per le Torri Gemelle agli Stati Uniti, ossia l'incapacità militare di affrontare un pericolo che viene dall'interno quando si è concentrati su pericoli esterni. In effetti, anche materialmente, l'esercito russo, larga parte è concentrato sull'Ucraina, la capitale non si pensava certamente, perlomeno noi non pensavamo che succedesse, ma nessuno pensava questa marcia su Mosca. C'è anche da dire che... Però la resa totale, ad esempio, generale su Rostov, che è una delle città, insomma, che è al confine, che dovrebbe essere in qualche modo fortificata, che dovrebbe essere in qualche modo controllata, che nel giro di poche ore praticamente è caduta senza quasi spargimento di sangue, insomma, le immagini le abbiamo viste. È questo che fa veramente pensare. È anche logistico per lo dismistamento. Sì, no, d'accordo, ma all'epoca dei fatti Rostov era la casa di Prigozhin, come era la casa dell'esercito russo, è come se fosse stata una questura dove girano indisturbati ovviamente guardia di finanza, carabinieri e polizia. I vari corpi. Quindi, insomma, certo. Non c'è dubbio, ma poi c'è anche da dire che diciamo, questo sistematico attacco alla gerarchia russa con motivazioni che naturalmente sono nelle corde anche del popolo russo, della maniera con cui viene combattuta questa guerra, evidentemente ha prodotto dei risultati. Cioè la valutazione forse più delicata, per la quale noi non abbiamo grandi elementi, ma sicuramente li ha Prigozhin, è capire quanto sia robusta la tenuta morale e gerarchica dell'esercito russo. Ecco, quindi anche questo è un fatto che sta giocando un ruolo sicuramente dirimente in tutta questa vicenda interrussa. Quindi Prigozhin sicuramente si è mosso confidando in una risposta che è stata quella che poi abbiamo visto e che sicuramente rimane un po' il ventre molle di tutta la questione, la tenuta dell'esercito russo. Vado da Marta Allevato per...